negli spogliatoi nel sottopassaggio, si vede che sente molto la gara. Bellissima la palla di Travis Dinner per Isley che inchioda lo schiaccione. Abbiamo un capitolo assist di Travis Dinner su Isley, che l'anno scorso non si sono affrontati, mentre adesso De Vecchi va a schiacciare il buon Jack. Sono 4 punti per Jack De Vecchi, miglior realizzatore della linea, Monicola. Lui che viaggia alla stampa, che tra l'altro ha anche una buona esperienza nell'NBA. Attacca il canestro Drake, alla fine c'è il fallo di Kinsey. Canestro buono e tiro libero supplementare. Primo fallo di Kinsey, primi 2 punti per Drake Dinner. Stavo guardando le cifre di Drake Dinner, sono assolutamente stratosferiche. È settimo nella classifica marcatori con 16-4. Undicesimo per quanto riguarda il tiro da 2 punti, quasi il 62%. È sesto nel tiro da 3 col 47-3, Nicola. Poi tutti... tiri liberi, lo diciamo dopo il tiro libero addizionale. Sì. E lo diciamo adesso, 92,5%. Vuol dire insomma circa, insomma, guadagna la metà Inieschi. Paralizzare la sua bomba Inieschi. Pick and roll con Isley, si gira, tira, la palla gioca sul ferro, deviazione, ancora Pinton, prendila Mauro, è la bomba di Mauro Pinton. Sono molto contenti perché sì, gli ho fatto la domanda apposta, se non ci sarà la possibilità, mentre tra l'altro è entrato Cavaliero nelle file della formazione della Scavolini, ma Inieschi colpisce ancora Scavolini. Fra un po' parleremo di quintetti, giocano contro uno Inieschi che chioda lo schiaccione, sono 10 per lui. Beh, è chiaro che Cosarioli in attacco può far valvo, si vede che ha voglia di fare una bella partita. Ma che bravo Brian Sacchetti, evita un canestro pressoché fatto. E Drake Dinner appoggia il vetro, un layup che porta la di 9 sul 28-21. In questo inizio gara poi daremo conto delle cifre. Bel gioco per la Dinamo, più 9 in scioltezza direi. Di palla, pick and roll tra Sacchetti e De Vecchi, 10 secondi per andare al tiro, Drake prova da casa sua. Cifre. Adesso c'è Travis Dinner, c'è il mismatch per quanto riguarda che bella mano, che mani bucata, sì, dolce esatto. Dolce questo, perché ha fatto sembrare un movimento. Lui sì, prende, no, e mette, ma è, anche. Ma è un bel giocatore, stiamo parlando di un ottimo giocatore. Forza Jack da 3, la mette anche Jack De Vecchi. Sono 10 per Jack De Vecchi, scherzando e ridendo, con 2 su. Cavaliero si mette sulle tracce di Drake Dinner, adesso c'è un canestro buono per Drake, si tratta del decimo punto, fallo del numero 11 Andrea Crosariol, secondo fallo per lui. La problematica è giocare comunque con un lungo grande e grosso, se ti attaccano e uno come Drake Dinner è bravo anche a prenderti il tempo e far canestro fallo. Infatti alla fine Crosariol ha giocato 9 minuti, 10 punti in 9 minuti, una sentenza invece sceglie di servire ancora Inieschi, backdoor, palla per Isley, qua c'è un fallo, grande, con una carta signor
sì. Sono 4 per Isley. Sì, questo era per i sacchetti, questo è... non vogliamo essere di parte, però era fallo. Ancora il Fenerbahce, circa 10 punti in media partita, ancora FC Istanbul. Bel canestro di Drake Diner, ha fatto un tiro di forza, si è appoggiato con la spalla, il classico. Secondo me poi la partita cambia. Ancora Drake Diner, tira, appoggia al vetro Drake, si sta caricando sulle spalle la Dinamo, sì. Drake Diner. Sì, sì, sono sì, 15, sì. Diciamo, cerca sempre pallone per Drake, bella, per Isley, chiodo la schiacciata. Giocata a memoria. 6 punti per lui. Vorrei ricordare una cosa, Isley pensa che contro di Travis in questa parte finale, sacchetti da tre, importante! Molto importante! Sono 6 punti di Brian Sacchetti, di Roma più 4, molto era sotto importante. Meno 4 poco tempo fa. Un po' sorpresa? Sì, a sorpresa, beh, secondo me la sorpresa è stata la Dinamo, nel senso che senza niente togliere a ancora il Dredine, senza niente togliere la Scavolini, ma l'anno scorso la scopo per il gioco anche che ci ha fatto vedere veramente il miglior gioco, diciamo, cioè insieme a Varese. Mamma mia, Drecchini e Nicola. E oggi veramente la Dinamo... demoniato, ancora Brian Sacchetti, penetrazione, Pinton, buon tiro per lui, la mette! E la seconda bomba di Mauro Pinton, 7 secondi per andare al tiro, ancora Drake, finta il tiro, hesitation e palla per Ignerski che appoggia per realizzare i primi 2 punti della ripresa, sono 19 per lui dopo 17. Proprio per Isley. Sì, Ignerski forse un po' troppo in panchina. Ma se Isley non smuove vedrai che... Bravissimo. Bravo. Brian Sacchetti, giocano contro uno, fa vedere tutti i suoi chili e centimetri sul cavaliere, in doppia cifra Brian. 71, che c'è l'esitazione, poi perde la palla, una palla sanguinosa, Drake, contropiede, la mette dentro, questa forse è l'azione della partita. 9 punti su una partita con un punteggio non altissimo, sono tanti. Ne ha conquistato, ma sai quanti ne ha preso oggi? Dimmi. Dai, io ti sottraggo il... l'iPad. Però... 9. Stavo dicendo, vicino alla doppia cifra sicuramente. Andrea, stiamo parlando di giocatori che hanno fatto Drake Diner in primis, un campionato finale in questo momento è... Tanto Vinersky, ancora Drake su lui cavaliero, gioca uno contro uno Drake, fa valere tutti i suoi chili, centimetri sul cavaliero, tira l'allontanamento, canestro buono! Partita mostruosa! 26 per Drake, che partita. Bel confronto questo Drake, sì, Kinsey, ma... 26 per Drake! Con 8 su 9 da 2, 2 su 5 da 3, 4 su 4 ai liberi, 10 rimbalzi. E ora stiamo andando su 45 di 7 valutazione. 7 assist, 42 valutazioni. Sì, ma aspetta, no, 42 canale. Siamo fermi, quindi siamo a 44, fallo subito a 45 e se fa questo tiro libero siamo a 46 di valutazione. No. E purtroppo, vabbè, dai, rimaniamo a 45. Che c'è il cambio, alla fine c'è il Mac su Drake, penetrazione di Travis. E la mette! 4, primo canestro dal campo. Il primo canestro, esatto. Arriva all'undicesimo tentativo. Cino perché. 26 punti per Drake Diner, più 8, più 9, diventano 27. Per questa signora prestazione Drake Diner, 27 punti, 47 di valutazione al momento. 49 è intanto andata. Sacchetti da 5 a tutta la panchina, perché insomma a un certo punto qualche fantasmino aleggiava. No, ma partita difficilissima, diciamolo, difficilissima, e oggi è veramente da ringraziare. E intanto cambio perché esce Drake Diner sicuramente, standing ovation. Tanto di cappello, Drake rientra De Vecchi. Ma Andrea, guarda che veramente ripetiamole perché... 50 di valutazione. Sì, se dici tutto, guarda, capiamo 28 veramente. 28 punti, 8 su 9 da 2, 2 su 5 da 3, 6 su 7 ai liberi, 11 rimbalzi, 8 assist. Falli, e 8 falli, 8 falli subiti, ha rischiato di fare la quadrupla doppia perché... ha fatto veramente tutto. Partita enorme di Drake Diner. Intanto finisce così.